Un escape room senza precedenti si trova nella metropolitana abbandonata di Kentish Town, una volta rifugio antibombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le nostre due inviate, Silvia e Dora, l'hanno provata per voi. Nel 2027 il mondo è stato trasformato in un inferno infuocato. Le armi nucleari lanciate dai nostri leader nazionali hanno incendiato tutta la città in pochi minuti. Oggi, nel 2099, sono passati 72 anni dal grande incendio. Tra i detriti radioattivi di Londra, questa città un tempo grande, i topi sono sopravvissuti e si sono trasformati prendendo il dominio in questo nuovo mondo sfigurato. La vostra missione è sventare il complotto del loro leader, King Rat, nascosto nelle profondità della metropolitana di Londra. Preparatevi per Mission Breakout. È stato molto emozionante, anche per certi versi adrenalinico, devo dire. È stato bello lavorare in squadra, sia insieme che separati. Adesso non faccio spoiler, ma ci sono dei momenti in cui ci siamo dovuti dividere. E è stato molto interessante, anche gli attori molto bravi ci hanno accompagnato dall'inizio, durante e alla fine. È un'esperienza veramente da provare. Mi ha colpito di più il fatto che qualsiasi piccolo dettaglio era un indizio, che nulla andava dato per scontato. Assolutamente da consigliare a tutti quanti, da fare in gruppo, anche gruppi piccoli, gruppi numerosi, bellissimo da poter condividere con amici e parenti. La cosa che mi ha colpito di più è stata l'attenzione ai minimi dettagli, anche nelle attrezzature che ci hanno dato, è stato molto, molto preciso anche nei giochi da dover risolvere.